SIC, società Italtecnica Cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena in via Olivetti 85, zona industriale Pieve Sestina. Infotech, il partner HP in Romagna. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale. Migliaia di articoli contraffatti e un centinaio di pistole a gas senza le certificazioni sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Rimini. Si tratta di capi d'abbigliamento sportivo con logo di note squadre calcistiche e brand di alta moda. Un violento incendio divampato nel cuore della notte ha completamente distrutto a Russo un bar del centro storico. Potrebbe essere stato generato da un cortocircuito, ma al momento non viene scartata nessuna ipotesi. Insediato alla guida dell'AUSL Romagna Stefano Busetti, il nuovo direttore ha affermato che si impegnerà per tagliare i tempi delle liste d'attesa per visite mediche e interventi chirurgici e svilupperà la medicina territoriale. In arrivo 3 milioni di euro per finanziare il restauro di Palazzo Oira a Cesena e realizzare la Pinacoteca Civica. La somma sarà stanziata grazie ad un decreto firmato dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali. Il Comune di Imola ha ricevuto il nulla osta da parte del Consiglio di Stato sul piano di classificazione acustica. L'amministrazione potrà ora installare delle barriere antirumore per tutelare residenti e strutture pubbliche dell'autodromo. Infine il calcio. Il Cesena presenta Emanuele Swagher. Il difensore si è già messo a disposizione di Fabrizio Castori e si candida ad un ruolo da protagonista nelle rotazioni dei bianconeri già a partire dalla ripresa del campionato. Questo è il telegiornale della Romagna. In studio Romina Bravetti. Buonasera e benvenuti, bentornati ad un nuovo appuntamento con la nostra informazione serale che andiamo ad aprire parlando di attività delle forze dell'ordine. Decine di migliaia di articoli contraffatti e un centinaio di pistole a gas senza le dovute certificazioni sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Rimini. Tutti allora i dettagli dell'operazione nel nostro primo servizio. Sono durate una settimana e si sono concluse con un sequestro le indagini della Guardia di Finanza di Rimini nell'ambito della contraffazione. 42.000 articoli presenti in un deposito per la vendita all'ingrosso sono stati tolti dal mercato. Nel locale di stoccaggio riminese ne erano presenti 47.000. Si tratta principalmente di capi di abbigliamento sportivo e gadget vari che riproducevano il logo di note squadre calcistiche e brand di alta moda. Nello stesso punto vendita sono stati sequestrati altri 5.000 articoli perché sarebbero stati sprovvisti della corretta etichettatura. Tra questi vi sono 103 pistole a gas prive dei segni identificativi e del numero della verifica di conformità. Pistole, precisano le forze dell'ordine, che possono risultare pericolose. I responsabili del deposito sono stati deferiti per le ipotesi di reato di ricettazione e contraffazione e segnalati alla Camera di Commercio per violazione alla normativa in materia di sicurezza dei prodotti e del codice del consumo che prevede delle sanzioni fino a 25.000 euro. E si prosegue con la cronaca, andiamo al nostro portale TR24, in particolare siamo ad Alfonsine, nel Ravennate, dove un anziano 71enne è stato vittima di una violenta rapina nel pomeriggio di ieri. Erano circa le 18 quando l'uomo è riuscito a liberarsi grazie all'intervento del cognato, dopo essere stato immobilizzato da dei malviventi che sono poi fuggiti. Secondo la ricostruzione, i tre individui sarebbero entrati nella sua abitazione armati di pistola giocattolo. Dopo aver legato la vittima ai polsi con del nastro adesivo, l'avrebbero anche malmenata. I tre soggetti si sarebbero dunque dati da fare derubando l'appartamento e avrebbero sottratto tre fucili da caccia regolarmente detenuti dal proprietario. Ora i carabinieri sono sulle loro tracce. Sono stati invece condannati venerdì pomeriggio dal Tribunale di Rimini per una serie di episodi di spaccio 8 imputati, i quali per i magistrati sono risultati essere dei collaboratori del clan dei Casalesi. Non è stata confermata dalla condanna la presenza poi di un'associazione strutturata e nemmeno l'intenzione di finanziare l'attività mafiosa, esclusa anche l'aggravante mafiosa, però i contatti con la Camorra sarebbero documentati dall'inchiesta. La vicenda giudiziaria riminese si ricollega alle più generali inchieste della DDA Vulcano e Titano, le quali trattano la presenza della criminalità organizzata nella Riviera Romagnola e nella Repubblica di San Marino.
Torniamo nella Ravennate. A pochi mesi dalla sua inaugurazione, un violento incendio ha completamente distrutto a Russi nel Ravennate un bar del centro. Vediamo allora il servizio e le immagini. Tanta paura, ma per fortuna nessun ferito a Russi nel Ravennate a causa di un furioso incendio che è divampato in un bar nel cuore del centro storico della cittadina. Sono circa le 12.40 di venerdì quando alcuni passanti si accorgono del copioso fumo che esce dalla vetrina di un locale di Corso Farini. Si tratta del Wine Bar Café, aperto al pubblico da circa 4 mesi. Recente infatti la sua inaugurazione, con tanto di taglio del nastro da parte del sindaco. Qualcosa però stavolta è andato storto. Il titolare ha raccontato di aver chiuso l'esercizio in anticipo e di essere uscito attorno a mezzogiorno. Nemmeno il tempo di arrivare a Faenza, ha raccontato ad un giornale locale che mi hanno avvisato sul telefonino. Non so cosa sia successo, certo è che dentro è tutto distrutto, non si è salvato nulla. Per fortuna l'immediato allarme ha consentito il tempestivo intervento dei vigili del fuoco, che sono riusciti a domare le fiamme senza far propagare l'incendio ai piani superiori. A contribuire ad evitare il disastro anche l'abbondante uso di materiale ignifugo, in particolare nel controsoffitto. Sul posto, per delimitare l'area, sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia municipale. Il centro storico di Russi è rimasto di fatto bloccato fin verso le 16, quando tutto è tornato alla normalità. Le indagini per capire le cause del rogo sono in corso. Al momento la tesi prevalente è relativa ad un cortocircuito di un quadro elettrico, che quindi escluderebbe l'ipotesi dolosa. E continuiamo a parlare di fiamme, andiamo nuovamente al nostro portale TR24, perché questa mattina attorno alle 7 un piccolo incendio si è sviluppato all'interno dell'inceneritore di Forlì. Le cause del rogo sono ancora in via di accertamento, ma si ipotizza che si sia sviluppato nella fossa dei rifiuti urbani. Sul posto sono intervenuti per primo gli incaricati antincendio dell'inceneritore, poi sono arrivati i vigili del fuoco del comando provinciale con 4 squadre. Il lavoro dei pompieri si è concluso attorno alle 9. I tecnici di ARPE giunti sul posto hanno verificato che l'incendio, limitato ad una parte della fossa di raccolta, era ormai completamente estinto e non hanno ravvisato particolari problematiche ambientali, assenza di fumo sia all'interno che all'esterno dell'impianto. L'incidente non ha comportato ripercussioni significative sulla conduzione dell'impianto stesso. Parliamo invece di sanità, perché si è insediato il nuovo direttore sanitario dell'ASL Romagna, Stefano Busetti, che succede a Giorgio Guerra. Tra le priorità il miglioramento dei tempi di attesa. Vediamo. Ravennate, 54 anni, Stefano Busetti è entrato nello staff direttivo dell'ASL Romagna, divenendone il nuovo direttore sanitario. Succede a Giorgio Guerra, il quale ha raggiunto l'età della pensione. Al battesimo del suo mandato, Busetti ha definito il manifesto per l'azienda pubblica: taglio ai tempi di attesa per le visite mediche e gli interventi chirurgici, presa in carico dei pazienti in maniera più multidisciplinare e sviluppo della medicina territoriale. Queste le priorità segnalate. Nella regione Emilia-Romagna il sistema sanitario prevede 30 giorni di attesa massima per le prime visite, 60 per gli esami. Esistono ancora differenze di attesa a seconda dei territori, segnala il neodirettore sanitario, che esprime la necessità di rispettare gli standard durante tutto l'arco dell'anno, sottolineata l'esigenza di far rispettare i tempi anche per gli interventi chirurgici prioritari. Lo sviluppo delle case della salute viene vista infine come la soluzione per sviluppare la medicina territoriale. Sovraffollamento dei pronto soccorsi, altro capitolo. Consoliderò le politiche intraprese dal mio predecessore, è la politica che adotterà Busetti, e per migliorare l'assistenza al singolo malato intende migliorare 30 percorsi clinici facendo leva sui giovani medici e l'innovazione. Torniamo ora alla cronaca e torniamo al nostro portale TR24. Gli uomini della questura di Rimini hanno arrestato un 24enne e una 17enne ritenuti responsabili di furto aggravato. I due sono stati trovati all'interno di un albergo, attualmente chiuso, con un sacco contenente 6 televisori da 24 pollici smontati dalle stanze. Sono stati così accompagnati in questura ed, essendo privi di documenti, sono stati sottoposti ad accertamenti dattiloscopici. È così emesso che l'egiziano era già noto alle forze di polizia per precedenti di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti ed aveva un obbligo di dimora nel comune di Lodi, attualmente in atto. La minorenne invece è risultata avere alcuni precedenti per reati contro il patrimonio. Mentre l'uomo è stato arrestato per furto aggravato, la ragazza è stata denunciata per lo stesso reato. Parliamo invece di buone notizie per la vita culturale di Cesena, e non soltanto, e arrivano dal Ministero, perché arriva un cospicuo finanziamento per realizzare la Pinacoteca Civica. Vediamo allora tutti i dettagli e i numeri nel prossimo servizio. Da
tempo a Cesena si parlava di un progetto per la Pinacoteca cittadina e ora questo programma si avvicina alla realizzazione. 3 milioni di euro. E questa è la somma stanziata attraverso un decreto firmato dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per finanziare il restauro di Palazzo Oir a Cesena e instaurare all'interno dei suoi spazi una pinacoteca, dove verranno ospitate le opere di proprietà della Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena. Si tratta di una collezione di circa 80 opere costituita da dipinti principalmente di scuola emiliana e romagnola. Qualche giorno fa, infatti, il sindaco di Cesena e il presidente della Fondazione, Guido Pedrelli, hanno sottoscritto un accordo nel quale la Fondazione ha ribadito la volontà di donare Palazzo Oir al Comune e contemporaneamente di concedere a titolo di comodato gratuito i dipinti di sua proprietà. Una bella svolta, quindi, per la vita culturale della città, che si vede investita da un finanziamento statale veramente importante e che permetterà di far nascere la tanto ambita Pinacoteca Pubblica di Cesena, un progetto culturale che è stato definito dal Ministero di portata nazionale. Il costo totale per l'intervento si aggira attorno ai 6 milioni e 600 mila euro. Al Comune rimarrà il compito di curare la manutenzione e la gestione della nuova Pinacoteca, ma non si esclude la possibilità di ricorrere a qualche organismo partecipato o di avvalersi della collaborazione della stessa fondazione. E torniamo al nostro portale TR24 e torniamo alla cronaca. Poco dopo le 11 di questa mattina, un malvivente ha fatto irruzione col volto travisato da una sciarpa e pistola alla mano in una sala slot di Forlì. Ha minacciato la dipendente e le ha intimato di consegnargli l'incasso, circa 5.000 euro, prima di liquidarsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Forlì che hanno acquisito il materiale delle telecamere di videosorveglianza per cercare di risalire all'identità del malvivente. Ci spostiamo ora a Imola perché il Comune ha ricevuto il nulla osta da parte del Consiglio di Stato sul piano di classificazione acustica. L'amministrazione procederà ora con l'installazione delle barriere antirumore per tutelare i residenti e le strutture pubbliche presenti all'interno dell'autodromo. Vediamo. Il Comune di Imola incassa il parere positivo del Consiglio di Stato sul piano di classificazione acustica dell'autodromo. Un risultato importante che viene salutato dall'amministrazione comunale positivamente. Per l'assessore all'ambiente, questo via libera dimostra la bontà del progetto urbanistico sulla zonizzazione acustica pensato dall'amministrazione comunale. Adesso, aggiunge l'assessore imolese, si procederà con i progetti pensati per tutelare i residenti e le strutture pubbliche che insistono all'interno dell'area del circuito. Nello specifico, entro primavera inizieranno i lavori per l'allestimento delle barriere antirumore che l'amministrazione ha deciso di realizzare. L'impegno, fanno sapere dal Comune di Imola, è di affidare il prima possibile i lavori di installazione in modo che prima dell'estate la barriera in Via dei Colli sia terminata. Al via invece il nuovo piano di riordino istituzionale regionale 2018-2020. Per l'Unione dei Comuni sono stati stanziati 9,2 milioni di euro, una cifra in crescita rispetto agli 8 del 2017. Sentiamo allora tutti i dettagli nel prossimo servizio. Continua il percorso di riordino istituzionale sul territorio emiliano-romagnolo. Nel 2018 arriveranno altri 9,2 milioni di euro destinati alle unioni di comuni, che si aggiungono agli 8 milioni stanziati dalla Regione lo scorso anno. 1.200.000 euro in più, quindi, oltre ai 7,5 milioni di risorse statali e al supporto tecnico per accompagnare la crescita e lo sviluppo personalizzato delle varie unioni. È quanto previsto dal programma di riordino territoriale 2018-2020, pensato insieme ai gruppi di lavoro tematici organizzati negli ultimi mesi per analizzare il precedente PRT avanzando idee e proposte. A questi gruppi hanno partecipato ANCI, UNCEM, le strutture della Regione e le stesse unioni. Nel nuovo piano verranno superati i criteri premiali che erano basati su elementi oggettivi, quali la popolazione e l'estensione territoriale, per privilegiare criteri che prendano in considerazione non solo il grado di sviluppo dell'ente, ma anche le criticità territoriali e le difficoltà amministrative. Attualmente in Emilia-Romagna sono presenti 44 unioni che raggruppano al loro interno 290 comuni. Nei mesi scorsi sono stati liquidati contributi per circa 15,5 milioni destinati a 41 enti del territorio che avevano partecipato a un bando apposito nel luglio scorso. Le unioni sono state tutte ammesse al finanziamento che riguarda le gestioni associate per il 2017.
E continuiamo a parlare di tematiche economiche regionali, perché è un'economia in ripresa quella che si delinea dopo la diffusione dei dati dell'ultimo anno, ma ci sono ancora però dei settori in sofferenza. Sentiamo allora il commento del Presidente dell'Unione delle Camere di Commercio dell'Emilia-Romagna. Il sistema produttivo dell'Emilia-Romagna ha agganciato la ripresa, questo è quanto emerge dai dati dell'Osservatorio Economico Camerale. Performance nettamente positiva per le esportazioni, commercio e turismo. Assegnerei una nota di merito sicuramente all'export di questa regione e all'andamento dei flussi turistici. L'export perché sostanzialmente ha dimostrato ancora una volta la qualità dei prodotti dell'Emilia-Romagna e l'intraprendenza dei nostri imprenditori. E per quanto concerne il turismo, sia i numeri che fotografano l'andamento degli arrivi, sia quello delle presenze, ci ha dimostrato una crescita che viaggia fra i 6 e i 7 punti e quindi sostanzialmente un numero importante. Ancora in sofferenza però alcuni settori. Purtroppo l'edilizia, e quando dico l'edilizia mi riferisco non solo all'edilizia in senso stretto, ma anche a tutti i settori che sono immediatamente a monte e a valle dell'edilizia. Un altro settore che continua a soffrire è quello dell'autotrasporto e quindi anche lì occorrerebbero delle politiche mirate per fare in modo che questa moria delle imprese, soprattutto di piccole dimensioni, si andasse a fermare. Numeri positivi quindi che ci fanno ben sperare anche per il 2018. Le politiche che devono vedere i territori coesi nel programmare assieme delle iniziative che possano veramente, facendo forza sulla crescita delle conoscenze e delle competenze, sviluppare la capacità competitiva del territorio e io aggiungo la sua attrattività in termini occupazionali. Spazio ora ad altra cronaca attualità con le nostre notizie in breve. Ravenna, tentato suicidio nei giorni scorsi, un paentino di 53 anni ha cercato di buttarsi dal Ponte delle Grazie. L'uomo è stato salvato dall'intervento di un giovane straniero. Gli operatori giunti sul posto lo hanno poi convinto a farsi ricoverare all'ospedale cittadino. Forlì, continuano i controlli della polizia stradale, fermate 37 persone, delle quali 4 sono risultate in stato di ebbrezza. 3 patenti sono state ritirate, mentre per un ventenne è scattata la sanzione di 160 euro e 10 punti decurtati dalla patente. Gambettola, dopo diverse segnalazioni da parte dei cittadini di altrettanti casi di abbandono di rifiuti fuori dai cassonetti, l'amministrazione comunale ha deciso in via sperimentale di instaurare un sistema di videosorveglianza nei luoghi più a rischio per permettere di individuare i responsabili. Forlì, ladri in azione a Roncadello, i malviventi sono entrati in un deposito portando via attrezzi per giardinaggio e una decina di salumi. L'area furtiva sarebbe stata portata via su un furgone utilizzato dai ladri per la fuga. Sul posto è intervenuto il personale delle volanti della questura. La linea ora alla collega Andrea Zanzi per tutte le ultime novità sportive. Grazie Romina, iniziamo allora parlando subito di calcio. Emanuele Suager non vedeva l'ora di approdare al Cesena. Il difensore di proprietà dell'Atalanta aveva stretto un legame molto solido con Fabrizio Castori nel periodo trascorso a Carpi e non ha avuto esitazioni a sposare la causa bianconera, come ha confermato lui stesso nel corso della conferenza di stampa di presentazione. Vediamo. Diciamo che è stato molto importante Castori, nel senso che l'ho avuto 2 anni, ho fatto le mie presenze in Serie B, che quando abbiamo vinto il campionato, in Serie A mi ha fatto fare sempre le mie presenze, quindi è stato fondamentale. Conosco bene il mister, il suo modo di giocare, il suo modo di fare, quindi ho accettato subito. Personalmente, cioè, mi sembra di aver fatto un ottimo girone d'andata con l'Avellino, personalmente. Poi logico, c'è stata l'espulsione qua col Cesena, l'espulsione col Cittadella che mi hanno un pochettino, hanno fatto passare il mio aver fatto abbastanza bene a aver fatto abbastanza male le 2 espulsioni, quindi poi per il resto le mie partite che ho fatto ho sempre fatto abbastanza bene, quindi sono contento. Sapete che giocatore, sapete la proprietà, sapete i rapporti che abbiamo noi
con questa società, e siamo anche orgogliosi. Era in un'altra società, non è che si è trovato male, ha avuto la possibilità di spostarsi, e noi abbiamo avuto questa possibilità di portarlo a casa e l'abbiamo portato a Cesena. La sua carriera la conoscete bene, Castori l'ha già avuto il Carpi, abbiamo avuto un piccolo vantaggio avendolo avuto il Carpi. Non nascondiamo che sicuramente ho avuto un piccolo vantaggio nel trattarlo con l'Atalanta, perché conosceva già il mister. E sarà la cornice dell'Orogel Stadium Dino Manuzzi a ospitare la sfida tra Romagna Centro e Forlì. Sentiamo allora le parole di Eugenio Benuzzi, tecnico dei Biancorossi, nella conferenza di presentazione. Il Forlì ha cambiato marcia nelle ultime giornate. Le tre vittorie conseguite su Mezzolara, Imolese e Sporting Trestina hanno segnato il cambio di passo dei biancorossi, che ora credono in un possibile aggancio alle posizioni di vertice della zona playoff. Per centrare il poker di vittorie, i galletti dovranno sbancare il Manuzzi, tana di un Romagna Centro che si è reso protagonista di un campionato sopra le righe. Vi confesso che è stato facilissimo preparare questa partita. Uno, perché è comparso casualmente negli spogliatoi il risultato dell'andata, e poi perché sinceramente adesso mi scoccia parlare per luoghi comuni, ma credo che questo veramente sia una delle partite vitali per il Forlì, perché giochiamo contro una squadra che, voi siete sempre attenti alla statistica, se non perdeva col Villa Biagio era da credo 10 partite che non perdeva. È una squadra che ha pareggiato col Fiorenzuola, ha pareggiato in casa con il Rimini, è una squadra allenata benissimo da un grandissimo allenatore, per cui sarà durissima e allo stesso tempo sarà molto piacevole batterlo, questo è chiaro. Parliamo anche di basket, con la trasferta del Palacattani che si preannuncia molto difficile per Forlì. I biancorossi affronteranno una delle squadre più in forma dell'ultimo scorcio del torneo, quell'Andrea Costa Imola che sopravanza di due lunghezze proprio l'Unieuro nella classifica di Serie A2. Vincere non è importante, è la sola cosa che conti, diceva Giampiero Boniperti. Non esattamente una massima decubertiniana, ma con un fondo di verità ormai acclarato. Lo sa bene anche l'Unieuro Forlì, reduce da un successo fondamentale per la propria classifica contro Bergamo, pur se ottenuto a grande fatica. Si sapeva benissimo che questo campionato non era affatto semplice. Ci sono di fanali di coda che alla fine non sono così tanto, perché bene o male ogni domenica ci sono dei risultati che smentiscono la qualità di alcune o di altre squadre. Quindi, come ha detto il coach, a noi ogni vittoria è d'oro, contro la prima, contro l'ultima. Ripetere la prestazione della settimana scorsa potrebbe anche non bastare contro un Andrea Costa Imola data in grande forma, specie dopo la splendida affermazione ottenuta ai danni di Udine. Sono un'ottima squadra, ben organizzata, hanno un buonissimo coach e di sicuro Bell sta facendo la differenza, cosa che non ha fatto qua all'andata, e dovremmo stare molto attenti a lui, perché appunto sono sicuro che vorrà riscattare la prestazione dell'andata. E anche Penna sta giocando molto bene, sta facendo valere, ma comunque penso che l'organizzazione di squadra sia il loro punto di forza. È tutto per questa edizione, grazie per essere stati qui con noi, arrivederci. Grazie Andrea, andiamo invece insieme a vedere le previsioni meteo per le prossime ore. Buonasera a tutti i telespettatori di TR24 e Teleromagna da Andrea Raggini. Il fine settimana è iniziato con una giornata grigia soprattutto a ridosso dell'Appennino e sulla Romagna, dove qualche precipitazione nevosa ha interessato il crinale, come potete vedere da queste immagini del Monte Falco. Siamo sull'Appennino romagnolo. Per quanto riguarda la giornata di domenica, avremo ancora maggiore nuvolosità a ridosso dell'Appennino per aria più fredda che sta giungendo in questi giorni da nord-est, che determinerà qualche debole precipitazione nella seconda parte della giornata.
in pianura sotto forma di qualche goccia di pioggia, mentre in Appennino qualche fiocco di neve oltre i 700-800 metri di quota, maggiori schiarite soprattutto in mattinata sulle pianure dell'Emilia. Per quanto riguarda le temperature, saranno in calo con valori minimi compresi tra 0 e 6 gradi, valori massimi tra 5 e 8 gradi, ventilazione debole con qualche raffica moderata sul mare che si presenterà poco mosso, raffiche moderate anche sul crinale dell'Appennino. La nuova settimana inizierà senza variazioni di rilievo per quanto riguarda il tempo nella nostra regione. Per ora è tutto, buon fine settimana e buona serata da Andrea Raggini. Passano invece alle principali notizie di questa edizione, il riepilogo. Migliaia di articoli contraffatti e un centinaio di pistole a gas senza le certificazioni sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Rimini. Si tratta di capi d'abbigliamento sportivo con logo di note squadre calcistiche e brand di alta moda. Un violento incendio divampato nel cuore della notte ha completamente distrutto a Russi un bar del centro storico. Potrebbe essere stato generato da un cortocircuito, ma al momento non viene scartata nessuna ipotesi. Insediato alla guida dell'AUSL Romagna Stefano Busetti, il nuovo direttore ha affermato che si impegnerà per tagliare i tempi delle liste d'attesa per visite mediche e interventi chirurgici e svilupperà la medicina territoriale. In arrivo 3 milioni di euro per finanziare il restauro di Palazzo Oira a Cesena e realizzare la Pinacoteca Civica. La somma sarà stanziata grazie ad un decreto firmato dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali. Il Comune di Imola ha ricevuto il nulla osta da parte del Consiglio di Stato sul piano di classificazione acustica. L'amministrazione potrà ora installare delle barriere antirumore per tutelare residenti e strutture pubbliche dell'autodromo. Infine il calcio, il Cesena presenta Emanuele Suagheri, il difensore si è già messo a disposizione di Fabrizio Castori e si candida ad un ruolo da protagonista nelle rotazioni dei bianconeri già a partire dalla ripresa del campionato. Bene, anche per questa sera è veramente tutto, vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo che la nostra informazione tornerà puntuale domani mattina come ogni domenica alle 8 con la nostra rassegna stampa. Noi invece ci vedremo ad un nuovo appuntamento con la nostra informazione. Ancora grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata. Arrivederci. Infotech, il partner HP in Romagna. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale. SIC, società italtecnica Cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena in via Olivetti 85, zona industriale Pieve Sestina.